Mamma mia, no, è stata una cosa infernale. Ho avuto un attimo di panico, altro che giallo. Benvenuto e grazie per essere qui con noi. Allora, Grazie a voi, questa grazie sera parliamo di una giornata di nebbia a Milano. La storia di a voi. Siamo già in onda? Sì, siamo in Siamo onda. già. Ah, ecco, non ho capito. Allora, saluto tutti. Buonasera. Buonasera. La storia di Luca Rastelli, che è un giornalista, lavora per un quotidiano milanese nella pagina dedicata alla cultura. Si occupa di recensioni di libri, proviene da una famiglia borghese, amante della cultura, della letteratura, della musica. E quando in una giornata di nebbia succede un omicidio in una via centrale di Milano, sembra che nessuno nella redazione abbia voglia di occuparsi di questo omicidio. E quindi decide lui di recarsi sul posto. Qui lo sconcerto e lo stupore lo colgono all'improvviso perché la persona che è stata assassinata scopre essere suo padre. Ma visto che i guai non arrivano mai da soli, scopre anche che la principale indiziata sembra essere la madre. E decide di indagare in prima persona per fare luce sul mistero con l'aiuto di un amico scrittore, Finnegans, detto il fenomeno. E io con la prima domanda partirei proprio dai due protagonisti. Come è nata l'idea di scrivere un giallo senza poliziotti o investigatori privati? Perché la polizia gioca un ruolo molto marginale in questo romanzo. E di usare la letteratura per risolvere il caso, il Ma mistero. io, dunque, quando ho finito di battere sul computer l'ultima lettera del romanzo che feci 3 anni fa per Mondadori, che si chiamava La Sera a Roma, ho detto a me stesso, dico, il prossimo giallo se ne farò un altro, lo voglio fare a Milano. È partito tutto da lì. Poi nel frattempo è morto mio fratello, ho scritto un altro libro che è mio fratello Carlo per HarperCollins, che è lo stesso editore di questo libro. E, vabbè, adesso ancora la ferita è molto recente e molto forte, però questo libro a un certo punto ho deciso di ricominciare a scrivere anche dei libri, non di continuare soltanto a fare cinema, e sono ripartito da lì. Dunque, volevo fare un giallo a Milano. Allora, il giallo a Milano mi sembrava interessante usare una città che adoro, che amo moltissimo, che conosco, e mi sembrava divertente la metafora della nebbia. La nebbia non c'è più, però la nebbia mi serviva perché è fondante su Milano, di una Milano della memoria che io amo moltissimo, che è la Milano di Blanciardi, che è la Milano del Giamaica, che è la Milano del Derby, che è la Milano di Gaber, di Simonetta. Volevo fare un giallo a Milano, città riservata, dove la nebbia copre tutto. Per cui questa nebbia non solo copre il mistero, credo molto forte che c'è in questo giallo, perché è un vero giallo, però copre anche tutto quello che c'è intorno al giallo e lascia il protagonista solo con se stesso. Per cui lui ha una sola arma in mano, la cultura. Lui è stato rovinato, è un giovane vecchio che è stato compresso dai genitori molto molto colti, il padre ucciso è un concertista, sua madre è una insegnante di letteratura italiana, per cui ha vissuto una vita un po' fuori dal coro rispetto alla sua generazione. Però l'unica arma che ha in mano è questa cultura, per cui mi divertiva molto, era una sfida anche con me stesso, anche di fare un giallo in cui invece di usare i topos della polizia, dell'investigatore, dei RIS, insomma, che sono anche, forse anche troppo abusati, usare attraverso la letteratura tutti i grandi temi che ci si occupano di misteri, che si occupano di come l'uomo uccide un altro, di cosa si nasconde, se esiste il delitto perfetto, su come muoversi nel terreno insidioso che è quello del mistero generale. Non ho parlato soltanto della letteratura gialla o noir, ma anche della letteratura in generale. Ecco. Per cui questo, e mi piaceva molto questa sfida in cui in un romanzo italiano finalmente si rientra in un gioco più metaletterario, che raramente si fa, e qui mi avvalgo di grandi predecessori che l'hanno fatto, ne cito solo uno che è Umberto Eco, ma senza fare lo sciocco, senza nessuna presunzione. Esiste una grande letteratura, io mi sono attaccato ai più grossi di questo genere, che sono fondamentalmente il caso viene risolto con due grandi nomi, che sono Edgar Allan Poe e Dürrenmatt. Per cui, insomma, fare anche un salto in un panorama culturale un pochettino più mondiale. Ma tutto Perfetto. scherzando, tutto divertente, spero che il libro sia, Certo. pare che lo è. Ieri ho avuto un grandissimo piacere perché io con questo libro ho già vinto due premi Strega. Il primo l'ho vinto qualche giorno fa quando la madre
di Andrea Pinkez, che sarebbe poi il personaggio che io ho un po' portato, ci arriveremo, mi ha fatto una telefonata, allora ne parliamo dopo. Ieri, perché uno dei più importanti critici letterari italiani, su un giornale molto importante, ha scritto che questo è il romanzo più bello in questo momento fresco di stampa, per cui io ho già vinto tutto, per cui gioco un supplesso, perché so che sto vicino a calibri pazzeschi qui stasera, per cui è che oltretutto uno lo conosco anche e lo saluto molto. Abbiamo citato, dietro la figura dello scrittore che aiuta il protagonista si sa che c'è Andrea G. Pinkez, un grande autore, cioè un giocoliere delle parole, tanto che se ci fosse il pubblico in sala di sicuro scatterebbe l'applauso e la standing ovation. Ma perché ha scelto proprio lui come personaggio, come guida, come aiuto del nostro protagonista? Ma perché, sempre per una grande casualità, perché siccome io conosco molto bene Milano, Milano mi ha dato anche la possibilità di incontrarlo come attore, e non era neanche bravissimo come attore. Via Monte Napoleone, se non sbaglio. Via Monte Napoleone, sì. Ah, era un attore prestato al cinema, come spesso qualcuno ha prestato ad altre cose. Però siamo diventati amici, un'amicizia strana, perché ci siamo visti forse 15 volte nella nostra vita, però spesso andavo a Milano, lo chiamavo e uscivamo, e passavamo delle serate incredibili. Perché quest'uomo che io non avevo capito, allora non era ancora malato, ma lui prendeva a calci la vita a mandola, lui era colto e non te lo faceva capire, lui amava le donne, ma le amava prima del Me Too, vale a dire le amava in senso vero, vale a dire aveva un rispetto e un'attrazione per questa meraviglia che è la donna, nel mondo la donna è una delle cose più belle, lui l'amava moltissimo, era spiritosissimo, faceva tardi, poi ci siamo incontrati diverse volte a Courmayeur al festival, e insomma è nata una simpatia enorme. Io quando ho deciso di metterlo dentro questa storia l'ho fatto veramente in punta di piedi, quando tu prendi una persona viva che hai conosciuto e questa persona non c'è più, la rimetti dentro, è molto difficile. Sì. E ti stavo dicendo prima che pochi giorni dopo l'uscita del libro mi ha telefonato sua madre che ha 90 anni. Sì. E quella telefonata non la dimenticherò mai, perché mi ha detto delle cose così affettuose, così carine, era così contenta che ho messo e mi ha liberato di un peso, perché mi ero andato a misurare con un peso massimo che ho messo dentro veramente con grande affetto in punta di piedi. Però credo di avergli dato una dimensione molto importante in questo libro e credo che il personaggio più bello del libro sia proprio lui. Sì. Assolutamente, concordo. E prima ha accennato anche al suo primo noir, La sera a Roma. Adesso ha deciso di ambientarlo a Milano, ci ha spiegato perché è una città che ama, nella quale ha vissuto, quale ha ambientato anche parecchi cinema. Però sono due città molto diverse fra di loro. E sì. L'ambientazione, il differente approccio alla vita, anche il clima, hanno in qualche modo influenzato la narrazione, il ritmo o anche lo stile della narrazione fra un libro e l'altro? Sì, moltissimo. Io quando ho scritto La sera a Roma, che è una città che conosco bene, insomma, se c'è un romano... Tra l'altro io ho adorato, la interrompo, ma mi è piaciuto tantissimo. Grazie, lei è molto gentile. Ma lì giocavo un po' in casa, nel senso che Roma è una città che conosco veramente come le mie tasche, si dice a Roma. E l'ho dipinta un po' rosso valentino, una città un po' decadente. Invece questa l'ho voluta fare... con un altro non milanese che però rappresenta Milano in maniera meravigliosa, che è Giorgio Armani. Ho voluto fare un grigio Armani perché pensavo che questa città, perlomeno come la percepisco io, è una città molto riservata, è una città che nasconde i cortili dietro gli ingressi, i portoni, una città dove le persone parlano poco, anche se è il centro della public relation e della comunicazione di massa. È una città veramente dove il mistero viene tenuto dentro. A Roma tutti sanno tutto di tutti, a Milano tutti sanno tutto ma non lo dicono, stanno un pochettino più abbottonati. Mi piaceva molto riportare indietro questa Milano di Simonetta, questa Milano di Bianciardi, questa Milano che ho conosciuto, perché questo ha influenzato molto la mia narrazione, perché io in questo momento, da romano che amo Milano, vedo in Milano un errore clamoroso, sta facendo un errore, si è votato al bosco verticale e alla contemporaneità, dimenticando invece una Milano della memoria che è meravigliosa. Allora ho voluto riportare anche un po' lo sguardo che ho io su Milano, che è uno sguardo un po' antico forse. D'altra parte spesso, io per esempio a Roma,
I giganti che hanno raccontato Roma, a parte Moravia, a parte, insomma, ci sono anche dei romani, ma sì, è evidente che quello che l'ha raccontata meglio è Flaiano, che era di Pescara. Gadda col pasticciaccio ha fatto un capolavoro assoluto anche linguistico. Fellini nei suoi film, Pasolini. Per cui spesso lo sguardo di un non abitante del luogo trova degli aspetti che mi divertiva riportare al lettore anche milanese un'immagine di una Milano che forse sta nella sua memoria e che adesso non c'è più, però. Infatti, è una domanda che volevo fare. C'è una sorta, si sente un po' di malinconia sì, fra le pagine. È una nostalgia per una Milano che non c'è più, come la stessa nebbia, la scigliera milanese che non c'è più da tanto tempo. No. Esatto. È lo stesso sentimento, secondo lei, che provano anche i milanesi, questa malinconia? I milanesi sono alla rincorsa, quasi sempre sono stati, alla rincorsa del contemporaneo da un po' di tempo e non si rendono conto che il contemporaneo è quello che va fuori moda subito. Il contemporaneo dopo 5 minuti è già vecchio, certo. Mentre c'è una Milano della memoria che resiste. Allora se resiste vuol dire che c'è qualcosa di molto forte. Io sempre, per non fare paragoni sciocchi, dico sempre che sono stato ossessionato durante tutta la scrittura del libro da una frase meravigliosa che ha voluto Stendhal sulla sua tomba. Stendhal ha voluto sulla sua tomba la scritta Henri Bell, che era il suo vero nome, milanese. Ecco, mi piaceva moltissimo immedesimarmi per 3-4 mesi durante quale ho scritto il libro in qualcosa di milanese, dentro di me. E più ci pensavo e più pensavo che è un delitto aver dimenticato quella Milano lì. Per cui anche in un romanzo assolutamente contemporaneo come questo, però fare sentire quella malinconia di una Milano meravigliosa che si sta veramente un po' perdendo e mi dispiace molto. Sai, poi le città diventano meticce, come Roma. Sì. Milano ormai è una città calabrese, una città pugliese, una città napoletana, siciliana, è una città mitteleuropea, e tante cose ormai Milano. Non c'è più quella Milano, diciamo, della memoria che forse ancora ricordo io, che ho i capelli bianchi. Ma Roma è la stessa cosa. Quindi di riportare però uno sguardo sui fondamentali di questa città mi pareva interessante. Ecco, ci ho provato. Sì, sì, ma che poi ha vissuto periodi, cioè la Milano con riferimento lei, quella appunto del derby, così, e poi c'è stato la Milano che avete raccontato benissimo degli anni sì, 80, certo. Anche ovviamente. Esatto. E poi esatto, c'è stato un terzo cambiamento. Cinema, sì, Milano rincorre sempre qualche sogno di futuro. Perché la grande differenza che c'è tra Roma e Milano, adesso cerco di spiegarla, non ha niente a che vedere col libro, ma perlomeno da osservatore, siccome ho una rubrica, ce l'ho avuta per tanti anni su Corriere della Sera, adesso tanti anni su Messaggero, su Roma. Perché mi piace Roma? Io sono arrivato tardi, perché Roma, per indolenza, per intelligenza, per culo anche, non ha mai buttato giù tutto quello che c'era dentro. Non è mai arrivato un architetto come in grandi capitali che ha detto adesso buttiamo via tutto e rifacciamo. A Roma tu ti aggiri per la città e vedi una cosa dell'antica Roma accanto a una cosa del Medioevo, accanto a una cosa del Rinascimento, del Barocco, del Settecento più avanzato, dell'Ottocento, del fascismo. È come un lago in Africa dove tutti gli animali la sera vanno in quella pozza, sono tutti vicini. Invece Milano ha la tentazione, non l'ha fatto fino in fondo per fortuna, ha la tentazione un po' parigina, oppure la tentazione che hanno avuto a Berlino, insomma nelle grandi capitali dove c'erano quelli potenti, buttavano giù e rifacevano. Milano tende ad affidare le chiavi della città al nuovo architetto che arriva e dice adesso rifalla tu. No, non lo fate, vi prego. Il romanzo, forse non poteva essere diversamente, ha un passo cinematografico, è molto visivo. E la domanda, visto anche tutte le sceneggiature, certo, quali sono le differenze tra scrivere una sceneggiatura e un romanzo, tra scrivere per un lettore o per uno spettatore? Sono allora, sicuramente. Io penso di apparentemente dovrebbe essere quello che risponde meglio a questa domanda, invece in realtà per me è molto difficile, e le spiego per quale ragione. Perché io parto da un presupposto. Allora, io scrivo da tanto tempo, faccio giornalista, scrivo dei libri, ho fatto pure troppe, se potessi cancellare qualcuna, troppe sceneggiature. Per me scrivere è un po' la stessa cosa, nel senso che io comincio a scrivere e scrivo. Poi è chiaro che se per esempio io non farei un film, se qualcuno mi chiede di fare un film da questo libro, volentieri, ma io no, perché se avessi voluto farlo al cinema l'avrei scritto direttamente per il cinema. Però la grande differenza sta in una frase meravigliosa che diceva il più grande regista di commedia che c'è mai stato, che è Lubitsch. Lubitsch diceva che tutto al cinema, tutto quello che tu puoi raccontare senza le parole, è meglio. E
questo è verissimo, degli imbruttifizi sono quelli che ci sono troppe parole. Il cinema ha le immagini che aiutano. Allora tu quando scrivi il cinema devi scrivere non soltanto delle parole e la trama e il racconto, ma devi scrivere anche delle immagini che raccontano, perché attraverso quelle immagini che raccontano racconti di più che parlando. Nel romanzo è un po' più complicato, perché insomma non puoi fare soltanto un libro di descrizioni, poi devi entrare. Poi il cinema ha i primi piani, io non lo scrivo nel romanzo, lo metto, c'è i primi piani, c'è dei momenti di silenzi che ti dicono di più di quanto potresti dire con le parole. Questo, anche questo nel romanzo non lo puoi fare. Per cui il romanzo è il tempio della parola. Però se ogni tanto riesci ad avere quello che il cinema insegna, che secondo me tecnicamente può essere molto interessante, talvolta no, ma talvolta sì, soprattutto in un giallo, è il taglio, è la rapidità, è il passaggio, tenere l'attenzione alla fine di un capitolo per andare avanti nel secondo o nel terzo. Ecco, la tecnica cinematografica sicuramente è una tecnica che si addice moltissimo al giallo in generale, meno in un libro, se tu fai la ricerca del tempo perduto è diverso, stai nel brodo delle parole totali e dei concetti. Se scrivi Thomas Mann è la stessa cosa. Poi però invece ci sono degli scrittori che scrivono per immagini anche, sono molto bravi. E, per cui, insomma, fondamentalmente è la stessa cosa. Io credo che invecchiando ho imparato questo, che se qualunque cosa fai, anche se la fai a pagamento, per esempio Balzac diceva che lui riusciva a scrivere, quante idee gli domandarono, quante idee lascia Balzac? Dice, non ce n'ho neanche una, mi vengono solo quando c'è un contratto. Quando devo scrivere qualcosa che mi hanno commissionato un romanzo, allora mi vengono un sacco di idee, ma prima non ce l'aveva. Ecco, io penso, arrivato alla mia età, ho fatto dei piccolissimi bilanci, anche riflessioni su cosa significa scrivere e come scrivere. Penso che le cose vengono bene se scrivi, se nelle tue parole, anche quando sono di genere, il lettore intuisce un sentimento. Ecco, riuscire a la cosa più difficile non è tanto miscelare immagini, dialogo, racconto, e miscelare i sentimenti, perché i sentimenti il lettore li capisce perfettamente. Ogni libro ha un suo sentimento, i bellissimi libri hanno un forte sentimento talvolta inspiegabile, ma che pervade tutte le pagine, tutte le frasi, c'è un ritmo, c'è un tono, le parole dell'autore sono accordate con la storia, è come con la musica, no? Se tu c'è uno strumento che stona, poi ti dà fastidio, invece misteriosamente talvolta, e questo parte, credo, secondo me, dai sentimenti. Il giallo si svolge, abbiamo detto, comunque nell'ambiente letterario, culturale milanese. Al momento, secondo lei, è più in crisi il mondo dell'editoria o quello cinematografico? Ma il mondo dell'editoria, a sentire i miei editori, che ogni tanto mi fanno dei report, come si dice oggi, questo terribile momento che stiamo attraversando tutti ha in un certo senso riavvicinato molte persone alla lettura. Non c'è stato un crollo, è una fruizione, c'è stato il crollo di alcune librerie, e questo è terrificante perché è il luogo deputato della lettura, andare a parlare con un libraio, farsi consigliare, girare tra i libri, guardarli, comprarli. E in questo momento c'è un modo di e questo è assolutamente identico a quello che sta accadendo nel mondo del cinema. Ma mentre la lettura non ha avuto proprio questo crollo verticale, il cinema ha avuto un crollo verticale perché in realtà non si è mai visto tanto cinema e tante immagini come in questi momenti di lockdown, però chi lo fa non riesce più a farlo, nel senso che noi lo facciamo ormai per delle piattaforme che se ne approfittano anche e che prendono dei prodotti in funzione. Ora il cinema, la letteratura senza la libreria e il cinema senza la sala è la stessa cosa, certo. È una tragedia epocale, ma soprattutto perché si perderà l'abitudine, anche quando riapriranno, questa boffata di immagini seriali che abbiamo tutte le sere, ci riporteranno al cinema, anche per una questione economica. Il prezzo di un biglietto costa quasi come un abbonamento in cui tu vedi per tutto il giorno, 24 ore al giorno, per un mese, con il costo di un biglietto al cinema. Per cui è proprio un cambiamento veramente epocale al quale dovremo abituarci. Il mondo va sempre avanti e c'è sempre stato questo, a dire, tecnologia sconvolge tutto, però sconvolgere i racconti che hanno rappresentato la forza del mondo con la letteratura prima e del cinema dall'ultimo secolo ad oggi, cambiare e trasformare questi bisogni, secondo me sono dei bisogni, ci farà vivere un momento molto complicato per riadattarci a tutto questo. Come ha accennato prima lei, il libro è ricco di riferimenti letterari, cinematografici, musicali, non solo di genere, non solo giallistici, thriller o noir,
ma anche colti e di letteratura comunque a più ampio respiro. Sono solo dei riferimenti che sono serviti per sviluppare la trama dell'azione o sono anche dei consigli? Sono innanzitutto, io non allora, innanzitutto spazierei il campo da una cosa. Il libro è fitto di riferimenti, allora potrebbe sembrare anche che c'è un cretino di Roma che si chiama Enrico Manzini, il quale scrive un romanzo per dimostrare quanto è colto. No, assolutamente. Non è così. È fatto solo per divertimento. Io parto da una vecchia frase che mi diceva mio padre, dice: la cultura è quello che resta quando si è dimenticato tutto. Che mi sembra una frase meravigliosa, perché la cultura serve ad avere i fondamentali per orientarsi nella vita, nella lettura, in tante cose. Per cui io ho messo tutti questi riferimenti perché sono cose che ho amato, alle quali ho riflettuto e servono alla storia. Assolutamente, primo punto. Sì, sì. Però ho ricevuto già tantissime lettere di lettori, mail, cose in cui mi dicono: ah, grazie, non sapevo questo, non sapevo quello, per cui se può essere una wish list di alcune letture interessanti, perché no, magari. È sempre molto interessante scoprire. Ultimamente ho ricevuto un libro di un giornalista che è morto, che attraversò le linee insieme a mio padre, longanesi e soldati durante la guerra, e io sapevo molte cose di quel periodo, ma attraverso questo libro ho scoperto amicizie di mio padre, di longanesi, di soldati, persone che frequentavano, letture che facevano, che è fantastico. Dire, scoprire attraverso un libro dei piccoli mondi dei quali puoi entrare e cominciare a curiosare è sempre molto interessante, secondo me. Assolutamente. Quindi proprio la curiosità personale, i tre libri della sua vita che l'hanno aiutata a livello di formazione, quelli che consiglierebbe? Adesso ne parlo anche un po' nel libro, ne parlo poco nel libro, però me l'hanno fatta tante volte, però io ho tre libri, diciamo, che sono fondamentali per me. Uno è stato il libro che, dopo averlo letto, e ne parlo anche, proprio inizia il mio romanzo con questo, avendo letto, avevo 13 anni, ed era Il giovane Holden. Quando ho letto Il giovane Holden ho detto a me stesso: da grande voglio fare lo scrittore. Il secondo libro, sempre di letteratura americana, e quando mi sono laureato ho chiesto a mio padre, mi ha detto: ti posso fare un regalo? Io dico no, poi alla fine ho mollato e lui me l'ha fatto. Dico: voglio rifare da solo il viaggio del Beyond the Road di Kerouac. Per cui io, appena laureato, sono arrivato a New York e mio padre mi ha finanziato un piccolo viaggio da solo in macchina, ho rifatto tutto il percorso di On the Road. Non è che era il libro più bello della mia vita, però è importante. Importante. Il terzo, a 22-23 anni, mi sono iscritto, io ho fatto la scuola francese, lo sapete prima, alla Société des Amis de Max Proust, una cosa da pazzi, a 22 anni, in quegli anni lì era una cosa da ridere. Ero anche molto pop, non era... E sono andato in giro per il Lier, insomma, tutti i percorsi prustiani, a rifare i percorsi del libro, insieme a dei matti, dei professori tedeschi, delle zie letterate canadesi. Io ero un ragazzino che mi aggiravo nel mondo di Proust. Perché dico Proust? Perché il fascino della vera letteratura l'ho appreso, avendo fatto anche la scuola francese, sulla pagina scritta di Proust, che è insuperabile. E poi magari, visto, c'è un po' di Joyce anche... Magari sì, riferimento, ma Joyce, perché Finnegan's ricorda Finnegan's Wake. Sì, quello è un gioco di parole che ho fatto, sì, ma non sono un grande esperto di Joyce, non mi permetto. E chi entra nel mondo di Joyce deve sapere di cosa parla, se no fa la figura del cretino. L'unica cosa che mi divertiva di Joyce è che a un certo punto della mia vita ho letto il carteggio che aveva con Svevo, ed era bellissimo, perché uno pensa, dice, Svevo e Joyce si scrivono, chissà che si dicono, che cose importanti sui temi, sulla letteratura, su come scrivere. No, scrivono solo... Tu quanti soldi c'hai in banca, ti hanno pagato, quanto hai pagato ieri sera al ristorante, parlavano solo di soldi. Io mi sta simpatico, Joyce. Allora, siamo quasi al termine, c'è tempo per la domanda di rito finale. Adesso, una sceneggiatura o un nuovo libro? Ma io... No, nuovo libro no, perché... No, c'ho tante cose già a metà o cose che vorrei fare, ma in questo momento veramente non ci penso. Sto cercando di salvare anche il mio lavoro, di salvare il lavoro soprattutto delle tante persone che lavorano con me. Io tutte le mattine vado in ufficio con l'angoscia di una ventina di persone che potrebbero essere messe in mezzo a una strada da un giorno, dalla notte prima a quel giorno dopo. Per cui devo concentrarmi sul cinema e devo cercare di concentrarmi anche su un cinema possibile, che in questo momento dobbiamo adattarci. Cioè, in questo momento ho una grandissima crisi, diciamo proprio, chiamiamola artistica,
Nel senso che tutti parlano dell'esito economico di questa crisi del cinema, ma nessuno si rende conto che da un punto di vista narrativo sarà molto complicato, perché a meno di trincerarsi nel prima Covid o immaginare un futuro lontanissimo, tutte le storie contemporanee dell'oggi, per cui insomma il cinema generalmente parla dell'oggi, cerca perlomeno quello che faccio io, cerca di scandagliare quello che succede anche in chiave comica, talvolta nella società. Non possiamo più fare a meno di avere questo Covid che ci accompagnerà per molto, perché qualunque storia d'amore dovranno parlare di un prima Covid, qualunque amicizia, qualunque storia comincia, e allora saremo molto condizionati, sarà un peso narrativo enorme. A dire, prima tu potevi raccontare tutto, oggi non puoi più raccontare tutto. No. E questo sarà, ma questo anche da un punto di vista letterario, credo che ci sarà un peso enorme e finirà per essere anche pesante e noioso. Io ho fatto l'unico primo film che è stato fatto in Italia sul lockdown in chiave lockdown anche comica. All'italiana. Sì, anche in chiave comica, per cui insomma io ho già dato lì. Ma adesso insomma ricominciare a pensare, ne parlavo l'altro giorno con il mio amico Carlo Verdone, sarà complicato, perché non possiamo fare a meno di avere una backstory di qualsiasi personaggio, di qualsiasi tema, con questo dramma che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Speriamo di uscirne presto. Benissimo. Io la ringrazio. Ringrazio a voi. Ciao Enrico. Benissimo. Ciao grazie. Enrico, è stato un piacere. È stato un piacere. Grazie, veramente pure non si dice sono romano, mannaggia. Anche per me. Anche per te. Anche per me. For me too, visto che abbiamo dopo un ospite straniero, for me too. It was a real pleasure, è stato veramente un piacere, spero di risentirvi presto e l'anno prossimo semmai in presenza. Sì, l'anno prossimo ti aspettiamo. Sicuramente. Ti aspettiamo in presenza, dai. Grazie, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao Enrico. Arrivederci.